1996, la BIM Software, in collaborazione con la Crystal Dynamics, pubblicarono sul 3DO, una console ormai quasi sconosciuta, un platform che di diritto è entrato nella leggenda, soltanto per gli appassionati di videogiochi, e si tratta di GEX. Ma non vi dovete preoccupare perché la versione per 3DO non è diversa da quella per PlayStation, cambia soltanto la piattaforma. Vi lascio prima al video introduttivo del gioco. I had just finished my usual morning routine of nude funkercise, fired up the Barca Lounger, grabbed a quick bite to eat, and prepared to watch some serious tubes. Little did I know, my snack was sent by Rez. Il video introduttivo del gioco ci fa capire che la trama è molto semplice. Ci parla di Gex, una lucertola, precisamente un gecko, che è un teledipendente che passa la sua vita davanti a TV e pane. E niente, lui viene trasportato all'interno della televisione grazie a una creatura infernale, come nel film Videodrome. Infatti, in questo gioco ci sono tantissime di quelle parodie di film. E si attraversano diversi mondi della televisione. Ad esempio c'è il Kung Fu Ville, che è Gex che attraversa un mondo delle arti marziali pieno di ninja, samurai, gecko e sumo. Poi c'è anche il cimitero, in cui cambia dimensione attraverso i mezzi di informazione e viaggia in un mondo pieno di morti. Poi c'è la nuova Toon Land, che è il mondo dei cartoni animati. E a volte guardandoli verranno in mente i ricordi del passato, di cartoni che avrete visto. Oppure Isol Jungle, passa attraverso una fabbrica di imballaggio con la malaria, carnivori, cannibali, trappole e ponti. Insomma, questo gioco ha tantissime di quelle parodie di film, cartoni animati e serie televisive di quegli anni. Graficamente, come potete vedere, il gioco è tutto in 2D, ma realizzato in un 2D perfetto, con animazioni molto fluide, fondali veramente affascinanti e che possono essere un pochettino inquietanti, ma a volte può venire anche da ridere, perché forse vi fanno venire in mente qualche film dell'orrore degli anni 80. E soprattutto vi piacerà molto il carismatico personaggio di Gex, che fino ad allora non c'erano ancora le lucertole come personaggi mascotte. Per quanto riguarda il sonoro, possiamo dire che gli effetti sonori presenti nel gioco sono pochi, ma sono tutti ben costruiti e ben posizionati in ogni contesto. Per quanto riguarda le musiche di sottofondo, sono molte, certo forse possono essere ripetitive, ma sono orecchiabili e sono molto ben integrate in ogni tipo di livello che facciamo. Insomma, riescono a volte a rendere bene l'atmosfera. Per quanto riguarda la giocabilità, lo scopo di Gex in ogni livello è cercare di prendere i telecomandi che trova e attivare il televisore alla fine del livello per uscire. Possiamo dire che è un platform molto classico, certo un po' forse come tanti platform degli anni precedenti, ma c'è qualcosa di nuovo. Ad esempio, il nostro personaggio Gex può arrampicarsi sui muri, praticamente una lucertola, senza bisogno di agganciarsi ad appigli o cose del genere. Poi qualcos'altro di nuovo è le mosche che deve mangiare. Non è che danno soltanto una vita, a volte danno anche dei poteri, tipo può sputare fiamme dalla sua bocca, questo è per citarvene uno. Oppure può lanciare dei proiettili congelanti, oppure anche quelli elettrici. Per quanto riguarda invece la longevità, i mondi che vi ho già detto non sono tantissimi, ma sono abbastanza lunghi. E dovete tenere presente che
C'è una difficoltà che è nella media e saprà forse tenervi testa per un bel po', perché ci sono certi momenti del gioco in cui saranno veramente ostici. Se non l'avete ancora trovato questo gioco, recuperatelo perché è molto divertente. Ma soprattutto prendete la versione per il 3DO o anche per il Saturn o per la PlayStation, sono tutte uguali, cambia soltanto la piattaforma, niente di più. Per ora è tutto, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Reruns of Rhoda! Hey, reruns of Rhoda!